studenti. Dobbiamo fare in modo che le ragazze e i ragazzi acquisiscono competenze, capacità e strumenti per utilizzare positivamente la rete, per conoscere tutti i rischi che si possono incontrare nella rete. Noi del TG2 abbiamo attivato da tempo un osservatorio sulle fake news. Un esempio, questa recentissima, che parla di un mezzo che sarebbe stato realizzato dalla NASA per produrre nuvole e alterare gli equilibri climatici. Siamo di fronte ancora una volta ad una bufala? Ce lo dice Luciano Tirinnanzi, esperto di geopolitica e strategia. In ambito militare siamo abituati da sempre alle fake news e alla propaganda, ma in questo caso siamo all'assurdità. Quello che abbiamo visto nel video non può certo essere un mezzo utilizzato dalla NASA, che peraltro opera nei cieli, dunque nello spazio, per creare delle nuvole. Questa sicuramente è una fake news. Questo è il serbatoio dello shuttle. Si dovrebbe trovare a 120 miglia nello spazio e per coprire questa distanza i motori dovrebbero usare 500.000 di galloni di carburante. Ma questo termina a 2 piedi di galloni. Ora, per quanto incredibile sia, quella nuvola è stata generata da un motore. È una miscela di idrogeno e di ossigeno, è vapore e acqua, ed in circa un'ora da qualche parte nel Mississippi sarà talmente umido che pioverà. Che vi avevo detto? Sta piovendo! È incredibile! Oh! La NASA gioca a Dio! Sveglia il meteo! Quello che abbiamo visto nel video non può certo essere un mezzo utilizzato dalla NASA, che peraltro opera nei cieli, dunque nello spazio, per creare delle nuvole. Sta piovendo! È incredibile! La rete è un grande spazio di libertà e proprio per questo non possiamo lasciarla in mano ai violenti. Ma nemmeno ai bugiardi!